Eccolo, eccoci qua. Ciao a tutti, appuntamento più atteso del trimestre. Eccolo qua. Allora, potrei dire quanto tempo, ma alla fine quanto è? 3 mesi. Sti cazzi, per anche 3 mesi che io non faccio niente, cioè proprio è la mia prima apparizione del 2024. Perché se avete Ah, visto questa cosa? qui? Eh sì, ho fatto un video acquisti di 4 minuti, basta. Quindi inauguro, sì, sono fermo da tantissimo. Annuncio oggi che riprenderò come si chiama? Le mie attività di ripresa di video. Non so quando, non prometto, bla bla bla, però. Io sono sempre costante, invece Viperone è una sfizza di giga video acquisti. No, ma i giga acquisti, cazzo, cioè, allora, a parte che potremmo spendere decine e decine di parole sulla questione quanta roba, ma la leggi, quanto pesa, me ne fotto. Ci sono un sacco di chicche, quindi ti ringrazio, perché là in mezzo c'è un sacco di roba che non mi interessa, ma tanta altra che invece, C'è da e quindi lavorare, come io, ti poi vedi. scuso, cioè, magari non lo fai per quello. Ma il mio motivo per cui vedo il tuo video, così ti rispondo alla tua domanda finale del video, è perché mi segno le chicche che potrei comprarmi. No, ma infatti è una cosa ormai che ho rassodato essere comune a tanti che mi hanno risposto in questo modo, perché in mezzo trovano quella cosa che non avevano considerato e quindi ben venga, vedi. C'è gente che rassoda le chiappe e tu invece rassodi una convinzione. Lui rassode le cose che vogliono È cercare di bello capire. perché c'è ancora gente che scrive, ma li leggi tutti, ma li leggi tutti, che è Ancora? scritto Ancora? ogni giorno, mi alzo sapendo dovrò rispondere a questa domanda. No, ogni giorno mi alzo e so che avrò. No, Cioè, che tu non è sei che sappiamo obbligato a che vivere tantissimo. Cioè, è proprio un esatto. mantra tibetano. Cioè, tu non puoi morire perché tu devi Esatto. leggere tutti. È così. Sono carico, cioè fermatemi perché è troppo che non sono davanti, quindi dovete fermarmi perché dovevo una marea di minchiate questa sera. Bene, prima di partire, per chi è nuovo, faccio un piccolo recap delle regole. La Anche per me portiamo lo tre, fai, ragazzi. sì. Tre top e un flop, quindi terzo posto, secondo posto, primo posto, perché anche c'è anche un ordine, non facciamo come fanno quei ignobili ignavi che dicono la top 3 e poi non dicono primo, secondo e terzo, ma dicono 3, così. Pari merito, tutti i pari merito. No, non so Tutti parlare figli. di Tutti te, figli. ci sono parecchi che la fanno, queste robe. Noi Eh sì. no, facciamo, tiriamo fuori le palline e diciamo terzo posto, secondo posto, il flop. Che può essere uno che ci ha fatto cagare oppure uno che avevamo tanto hype ma poi non l'ha rispettato e poi se uno ce l'ha una menzione speciale Bonelli ma anche non Bonelli fa stesso Fa stesso. No, e sì, questo è potrei non avere quanto nel trimestre giusto, quindi non lo so, vediamo se vai. questo è Tu, noi quanto partiamo. questo è quanto noi partiamo la parte dei Igor col terzo Ah, così. posto. Così, va bene, parto io, sono pronto, prontissimo. Allora, vabbè, ci tengo a dire questo, che per motivi personali ho dovuto fare dei lavori in casa, ho inscatolato una quantità di fumetti inenarrabile. E non avevo a portata tutto ciò che avrei voluto leggere, ma ho deciso di tenermi la cosa qui lì là. Diciamo intorno a gennaio ho cominciato a inscatolare roba, quindi da lì in poi non ho tutto quello che avrei voluto leggere. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, vi porto la mia terza top, che è sbagliato, non è questa, sono due volumi identici, guarda, è questa qua. Foglie rosse. Foglie rosse è un volume brossurato. Mettiamo l'ambulanza. Stanno venendo a prendere, ragazzi. La sentite? Sì, l'ho chiamata io.
Grazie, e non posso farci un cazzo. Vabbè, andrà via. È così. Allora, Foglie Rosse è un brossurato della Leviathan Labs, scritto dal patron che è Rosy, ok? Poi abbiamo Fiorelli, Palombo, Mugnai. E allora, la posso descrivere come una fiaba. Loro sono, cioè la Leviathan Labs in generale ama l'horror e tutte le storie oscure. Anche questa può essere definita un qualcosa di oscuro, e lo è, lo si scopre più che altro alla fine, ma in realtà l'atmosfera è una sfera, è un'atmosfera decisamente fiabesca. Quindi anche, se non sbaglio, ho fatto anche un video su questo, l'avevo definito una fiaba maligna, una fiaba horror. La terribile favola di un divoratore di cadaveri. Molto tempo fa si diceva che durante le guerre i morti camminassero tra la gente, infettando coloro che amavano di più. Erano spinti solo dal desiderio animalesco di tornare a casa, Siberia, Unione Sovietica, durante la campagna d'inverno. Quindi sostanzialmente è la storia di una famiglia composta da mamma e bimba. Vi faccio vedere qualche immagine quella. Voilà. Mamma e bimba, carta lucida, quindi qualche riflesso ce l'abbiamo. Tutto in bianco e nero, colorato poco e niente, con mezze tinte, chiari scuri, e qua e là ci sono delle botte di rosso, tipo queste, oppure si chiama Foglie Rosse perché proprio ogni tanto troviamo che richiama un po' il colore del sangue. Mamma e bimba, in realtà mamma ha dei grossi problemi, il rapporto fra di loro è amore e odio, non vado oltre perché è molto spoilerante questa cosa. La bimba c'ha veramente le palle, super determinata, una bambina che si afferma, Siberia, quindi la casetta in mezzo al bosco. Ci sono dei cliché, degli stereotipi qua e là che potrebbero anche stonare. Ma poi, insomma, la fine, soprattutto le ultime due o tre pagine, sono quella chiusa veramente toccante, figa, che ci si aspettava. Secondo me da metà volume in avanti si poteva percepire qual era il desiderio della chiusa del volume, e così è stato, però non mi è deluso. Cioè, nonostante mi aspettavo che succedesse quello, non mi ha assolutamente deluso. C'è una sorta di vendetta, cioè le cose si sistemano alla fine. Ci sono delle cose che stonano, che danno un po' un colpo allo stomaco, leggendo qua e là, dici cazzo, spero veramente che questa roba entro la fine si risolve. E con le ultime 4-5 pagine tutto si risolve. Poi, che si risolva in bene o in male, è il lettore a deciderlo, perché paradossalmente ciò che succede potrebbe essere visto in maniera negativa. Però, insomma, io ho voluto leggere invece la positività della chiusa di questo volume. La cosa interessante è che è preso da una mitologia nota, beh, io non la conoscevo, quindi c'è tutta la fine, ecco qua, oltre gli sketch di preparazione, qua in fondo c'è tutta la spiegazione del mito a cui si fa riferimento. Quindi è un qualcosa che viene preso dalla Sabbath, Sabbath. Sì, anche. Sì, sì, beh, il gruppo Black Sabbath, no? Prende origine, sì, sì, anche qui della portatore di angoscia. Insomma, ci sono tutte i miti popolari dai quali sono tratti gli spunti di questa storia. Quindi, allora, non è il top del top del top, però di questo trimestre mi ha particolarmente stupito. Foglie Rosse, consigliato, brossurato, prezzo di copertina 13 euro. Se lo prendete in fiera, qualche sconto ve lo fanno. Anche i disegni. All'inizio dico, mamma mia, un po' troppo cartunosi, però alcune scene le ho particolarmente apprezzate. Cioè, la sceneggiatura non è verbosissima, quindi qua e là si trovano delle sezioni senza balloon, vedete? Pochi. Con un focus sugli sguardi. Mi è piaciuto. E voilà. Quella è invece Luca, no? Sì. Ma... Sì. Tra l'altro mi inserisco per dire questo, che recentemente ho visto qualcuno parlare di uno dei tanti loro albi, no?
che produce la Leviathan Labs. Abbiamo preso questa Luca, Conan e tanti altri. Tu hai preso questo, io non è tra quelli, perché credo che avesse una allure abbastanza punto horror che non era nelle mie corde. Ma per dire che invece quest'altro, che si chiamava, credo, Fish Eye, comunque sempre vagamente horror, credo, appunto, mi incuriosiva, però era quella classica curiosità in cui dopo, vedendo un po' i disegni, sentendolo raccontato, ho detto e già me lo andavo a cercare tipo su Vinted o su eBay, eccetera, a quelle cifre un po' più, no, commestibili. Beh, facendo così, alla fine ho guardato anche nel loro catalogo e ho scoperto che hanno un approccio che definirei abbastanza BAO, nel senso che diverse loro opere le ho trovate nella versione in digitale, diverse, quella che cercavo è un'altra, a 2 euro in versione digitale. Ma questo non lo sapevo. Rispetto a quei 14-15 euro che più o meno... e quindi ho detto, cazzo, a quella cifra, è quella classica cifra in cui, anche come succede con BAO, eccetera, la scommessa gliela lancio, e mi ha fatto molto piacere scoprire, ecco, che anche loro adottano questa politica sul digitale. Guarda, allora, questo chiaramente te lo posso prestare, altrimenti se ti capita di trovare un'occasione così, puoi buttarlo in mezzo. Una lettura molto veloce, cioè... Poi uno può rileggere più volte guardando il dettaglio più che altro del disegno. Però non lo sapevo neanche che facesse questa cosa. Infatti neanche io. Ero andato a cercare sul loro sito per vedere così quanto costavano, se avevano delle offerte, e mi sono trovato questo digital e ho detto, ah, buono, nel caso, quando capita. Bene, bene, bene. A chi tocca? Il migliaio è svenuto? No. Non capisco se mia moglie stava a parlare con un figlio che stava svegliando con i criceti. Con il criceto, ok. Ma infatti pensavo che stessi guardando a terra, che il criceto non stesse... No, stavo capendo. Lavorando la gamba. No. Ma adesso è un po' figlio, ho fatto, io ho messo la cosa a corrente, sulla gambetta. Vitrificata. Animalisti, grazie di tutto. Sono il canale per questa cosa che ha appena detto. Vai, per te, dai. Vado io. Ma il mio terzo, che a volte in altre posizioni, invece quest'altra nelle prime avevo altri fumetti, in questo terzo ci va a finire uno degli episodi più felici che ho letto recentemente della saga, che, di cui tra l'altro ricordo dobbiamo ancora fare il video, che è appunto della nonna giornata, quello di Bane. Terzo posto. Cos'è, devo metterlo più in alto? No. A me questo è piaciuto molto. Cagare, Iaio. No, cagare no. Cagare no, però non... Non lo metti, no, a me è piaciuto perché, come al solito, mi piace quando, diciamo, c'è una lettura di questi villain abbastanza alternativa, meno... come si dice, banale, meno, no, il classico villain che fa cazzotti tutto il mondo, vuole semplicemente uccidere Batman, punto, eccetera. Invece qui la cosa che mi ha appassionato molto è soprattutto il lato umano che ancora una volta emerge, di questo caso appunto di Bane, altro villain che conoscevo poco. Sì, l'hanno fatto buono praticamente. Sì, qua forse lo hanno anche esagerato. Lo hanno anche esagerato un po', però mi è piaciuto molto come lui è stato descritto, come lui alla fine vive questo conflitto interiore con Batman, nel senso che alla fine il nocciolo, al di fuori di quello che accade, la storia che è narrata, che di nuovo torna in commercio questa sorta di tossina che praticamente è ciò che lo aveva fatto diventare Bane, di cui lui si era disintossicato, e quindi... lui, quando torna in commercio questa cosa, si incazza con una belva e vuole tornare a estirparla, benissimo. Ma al di fuori di questo, è questo rapporto con Batman. Intanto è famoso per chi conosce un po' questo universo qui, il fatto che lui fosse stato il primo a sconfiggere veramente Batman, quello che gli spezzò la schiena. Esatto, lui effettivamente è un wrestler, si vede qua, e che adesso che nelle ultime run ha ammazzato Alfred, ecco, tra le altre cose. Spoil, comunque, detto che spoiler, perché io non sapevo perché non c'era l'inizio della run, cioè l'inizio della run di
non mi ricordo, cioè due o tre anni fa. Vabbè. Ma praticamente lui ha spezzato appunto la schiena a Batman riducendolo nella sedia a rotelle, no? Quindi praticamente ha sconfitto Batman. Poi come faccia Batman a tornare, insomma, non stiamo qui a questionare. E il bello che poi emerge un po' nella parte un po' soprattutto finale è proprio questo dialogo che ha con Batman, in cui lui gli dice: il giorno in cui ti ho spezzato non eri solo un simbolo per Gotham, ma rappresentavi le mie paure, il mio passato oscuro, i traumi che ho subito a Peñadura. Beh. Resti la mia impresa più grande, nessuno prima di me c'era riuscito, avevo sconfitto Batman. Ma poi quello è diventato il giorno peggiore della mia vita, perché praticamente lui dice: non c'era nulla come quella cosa lì che riuscisse più ad emozionarmi a quel punto. Cioè io avevo raggiunto il culmine dello scopo della mia vita. Ovviamente era uno scopo un po' malato, e questo rendeva appunto anche la sua esistenza malata, dipendentemente malata da questo aspetto qui. E lui chiede a Batman di avere un ulteriore nuovo scontro, possibilmente questa volta definitivo e mortale, perché non potrà continuare a vivere comunque con questa mancanza di questo nuovo stimolo. Comunque andrà, che vinca contro Batman e quindi avere un'altra nuova soddisfazione, o che, come pensa lui, invece morirà nel modo più giusto. E anche il modo, che non vi spoilerò, come gli risponde Batman, l'ho trovato estremamente azzeccato per il tipo di storia che qui Joshua Williamson ci propone. I disegni, direi, sono all'altezza, anche se ci sono certe caratterizzazioni e certe cose che ho trovato un po' quando fa le facce tutte nerborute, così al di fuori, che siano volutamente fuori come dimensione. No, ma quella esasperazione anatomica. Sì, ma è spesso è troppo vergata anche in tante pagine, le rende un po' troppo... Un po' troppo. Anche per dire, secondo me, però vedi come anche qui comunque... Secondo me dopo Ra's al Ghul sono i disegni più belli di tutta la serie. Non lo so, no, a me mi piace moltissimo, no. Però come dà questa caratterizzazione ai volti e un po' ai corpi, un po' meno, solo questo. Però è sicuramente una delle storie, la metto comunque tra, non dico quali, ma tra le migliori di questa serie qui. La migliore metà, quantomeno. Mi hai fatto ricordare un aneddoto che racconto molto velocemente, una cosa aziendale che mi raccontava mille anni fa un capoccia, e diceva questo: ho incontrato un altro capo d'azienda di un'azienda non concorrente, non c'entrava niente, però insomma, al bar abbiamo condiviso un po' qual era il nostro scopo di vita, no? E io gli ho raccontato quello mio, che non vi racconto, e l'altro, questo capoccia, mi ha risposto che il suo sogno era girare in Rolls Royce, ok? Riuscire a girare in Rolls Royce? Sì, questo era il suo sogno, giusto o sbagliato? La potevano noleggiare. Esatto, no, ma vabbè, tu dici, no, riuscire ad avere talmente tanti soldi, far funzionare la mia azienda, che io posso girare in Rolls Royce. Ok. E lui diceva, ok, bene, tutto questo era per raccontare a noi che secondo lui era una minchiata. Perché? Perché quando un giorno girerai in Rolls Royce, cosa farai? Giri come un coglione in Rolls Royce e quindi smetti di lavorare, piuttosto che non hai più lo stimolo per migliorare la tua azienda, fare altre cose, eccetera, eccetera. Boh, me l'hai fatto ricordare, cioè una volta che ho ammazzato, ho sconfitto Batman, basta, cioè muore il mio essere nemesi della persona più importante di Gotham. Molto interessante, vabbè. No, ma... Grazie, cioè, non l'ho ancora letto perché erano delle cose in scatolate, quindi la leggerò. E a volte anche banale, diciamo, come filosofia e ragionamento, però comunque ci sta, insomma, non è così banale per un fumetto di Batman, secondo me. Beh, come si dice, cose di tutte le nemesi cattive. Sì, ma pensa a Joker, che per me è un problema. C'è, no? Un botto di cattivi, alla fine non ammazzano l'altra nemesi, perché dopo sennò finisce tutto, no? Ma anche Batman alla fine ogni tanto con Joker ci va leggero, cioè basta tirare un colpo in testa, ma non esiste, non lo farà. Beh, mai Batman uccide. Batman, cioè,
non ammazza a prescindere perché non lo fa, però sì sì, è il Bud Spencer americano. Va bene, Iaio, fra te. Allora, io devo dire che sono stato molto combattuto perché ho letto un sacco di cose fighe, però, e soprattutto il terzo posto era quello molto più gettonato, ci avrei potuto mettere tantissime cose diverse, però purtroppo dovevo fare una scelta, l'ho cambiata all'ultimo perché ci avevo messo una cosa che avevo aperto aprile e quindi ho dovuto cambiare. E metto questo qui, ho iniziato a leggere anche da prima, ma poi l'ho finito insomma a marzo e quindi l'ho messo anche la serie, giusto? Non un sì, sì, la serie. Ma la serie, no, questo è l'otto che è il primo che ho preso, non la serie, anche se devo dire che nel complesso mi è piaciuta, ma se dovessi guardare il finale, cioè valutarla per il finale, non so se meriterebbe il terzo posto perché non... No, il finale, nei manga il finale non è mai un motivo, almeno che non sia un... No, allora, no, devo dire, no, perché gli ultimi due volumi mi hanno un po'... rovinano tutto. Perché allora il 7 mi è sembrato un po' troppo, che voleva prendere un pubblico, non so, come tutto vasto di ragazzini, lì dell'orfani, così, ma un po' non mi è piaciuta che ce l'ha messa dentro. E poi l'8, come finisce, che torna, che torna coso. Non lo so, non mi ha convinto neanche il finale. No. Diciamo questo, noi vogliamo comunque fare il video ancora su Pluto, no? C'era questa idea, perché evito di approfondire nel caso. Sì, per me sì. Me lo dovete dire una settimana prima che me lo dite. Sì, no, evito di andare... Due anni fa. Nel punto, sì, sì. Però sicuramente, l'ha detto io, poi in generale anche Urasawa, è proprio il fatto che lui è bravissimo a far esplodere le storie, poi a ricomporle, arrivare... No, poi, cioè, diciamo che, poi per carità, alla fine, stupidamente me lo dovevo anche aspettare, che essendo appunto un... diciamo così, un omaggio a quello di Tetsu, che tutto quanto Atom ci avrebbe avuto un ruolo così importante. Io pensavo che comunque in fondo alla fiera l'ispettore Gesicht diciamo così ammazzava il mostro, ecco, diciamola così. Non mi è piaciuto che Atom, secondo me fa spoiler per chi non l'ha letto, però diciamo che io ti favo per l'ispettore Gesicht. E... sì, beh, il personaggio meglio caratterizzato. I primi sei sono un capolavoro, sono una figata pazzesca. I primi sei sono belli, ma alla fine c'è, cioè, la storia, non è, cioè, neanche male. Poi dopo, secondo me, il finale un po'... non è che sia brutto il finale, però non è, secondo me non è all'altezza dei primi sei numeri, ecco. Non dico che finisce la merda, no, cioè, non mi è piaciuto come finisce, e secondo me gli ultimi due albi non so a livello dei primi sei, so sotto livello, quindi comunque è una bella serie, mi è piaciuto, mi ha intrattenuto, mi ha lasciato, io giudico una serie anche da quanto ci ho voglia tra un numero e l'altro, quanta voglia ho. Se io vorrei sempre leggere, non vorrei smettere mai, come è successo con i primi sei albi, anche dopo, perché comunque lo vedete come finiva, allora giudico comunque una buona serie, perché comunque mi ha lasciato col fiato sospeso, cioè volevo sapere come andava a finire, e su quello è stato bravo l'autore. Io sono sicuro che passerei del gran tempo a contestare
tutte le scelte scartate invece di questo? Io? Ma però non potresti, perché credo che forse non hai letto neanche una. Scusami, vai, allora poi possiamo chiudere, perché poi se facciamo un video dedicato, cioè, parleremo di quello. Ma valutami Pluto da 0 a 10. Vai per Pluto? Sì. Sette e mezzo. Ok. Tra il 7 e l'8, via. Non so esattamente. Sì, no, va bene. No, vabbè, ma hai detto che avevi 200 cose che potevano stare in questa posizione. Ho detto, secondo me, tra quelle 200, sicuro che te ne trovo una che... Vabbè, vediamo. Vai, vediamo il resto. Perché ho letto un sacco di X-Men. Un sacco di Wolverine, un sacco di X-Men, un sacco di... Cioè, per carità. No, ben letto, però... comunque... mi ha fatto fare un bel viaggio, ecco. Soprattutto i primi numeri... piacevoli, molto piacevoli. Sono contento che comunque l'ho letta, ecco. Vado? Vai. Ecco. Ecco. Che vi devo dire? Il mio secondo top è La brutta giornata del pinguino. Tanta roba, pinguino. Tanta roba. Mi è piaciuto veramente tanto. Io ho messo al primo posto, se non sbaglio, ho messo al primo posto la mia top di storie brutte giornate. L'ho vista, ma non me la ricordo la classifica. Ho messo al primo posto. Mi è piaciuto. Allora, ma vi spiego perché mi è piaciuto. Quindi non mi dilungo, perché poi sicuramente farò un video dedicato, o lo faremo insieme, che cacchio ne so. Quindi vabbè, non andare oltre. Intanto qualche immagine ve la faccio vedere qua e là. A parte che il disegno non mi è dispiaciuto, ma non è questo il criterio. La cosa figa, ecco, se volete, questo personaggio, dov'è? Qui, questo qui, che non conoscendo appieno la storia del pinguino, immagino che sia un character molto importante, presente, è una cagata pazzesca, però togliendo quello, quello che mi è piaciuto veramente tanto è proprio la caratterizzazione del pinguino. Cioè, vederlo praticamente sconsolato, senza potere politico, insomma, il suo potere di malavitoso, di gestore di quello che è la Gotham maligna. Mi ha veramente intrigato, mi ha rapito veramente, veramente tanto. Cioè, soprattutto la fase iniziale, quando si vede lui sconsolato sulla panchina che va alla ricerca per creare una nuova squadra, per riaffermarsi insomma sulla piazza, mi sembra veramente un poverino, un reietto, che però insomma non so come posso dire, mi ha fatto talmente empatizzare che, altro che pensarlo come villain, come cattivo, empatizzavo talmente tanto con lui che stavo dalla sua parte, cioè tifavo per lui proprio perché ero convinto che potesse crearsi la sua squadra, potesse ricominciare a lavorare insomma nella Gotham maligna. E poi una sottile accezione del suo lavoro, della sua attività, e che grazie a lui le cose funzionavano, cioè lui non si è mai... Sì, non si è mai... Emerge un po' il tuo lato B fascista, quando c'era lui che si andavano meglio. I treni erano orario. I treni erano orario. Sì, comunque ha costruito un sacco di strade, di ponti. No, non è tanto quello, no, è più una questione forse di businessman o aziendale. Cioè, lui dice, io non sto dicendo che sono uno stinco di santo, quindi io non faccio del bene, ma io gestisco la malavita, e quindi quando ci sono io non c'era l'esplosione dello schifo che invece si vede ora. Quindi un po' come dire, insomma, Batman, in realtà tu dovresti essere contento se io sono nuovamente sulla piazza, perché ho la capacità di tenere sotto controllo quello che è la malavita
sotto un certo limite, cioè all'interno di quelle che sono delle regole. È ovvio che sono regole del cazzo, perché è malavita. Ma come, insomma, ce l'ho raccontato l'autore? Ma Batman col pinguino ci si scontra non tantissimo, cioè nel senso, se tu ci pensi, ci sono alcuni villain che sono ossessionati da Batman, che il loro scopo è uccidere Batman. Per quanto riguarda Pinguino, lui, cioè, magari io adesso non sono un grande esperto a 360 gradi di Batman, però a me sembra che Pinguino lui fa la sua strada criminale e ogni tanto si incrocia con Batman perché magari lui ha dei piani, dei robe e Batman gli rovina, eccetera, eccetera. Ma diciamo che il Batman non è l'ossessione del Pinguino, no? Come può essere Joker, come può essere l'Enigmista, che loro sono ossessionati da Batman, no? Cioè Pinguino fa, diciamo, il boss e basta, e poi chiaramente si scontra con Batman perché Batman, ma cioè, lui vuole fare solo gli affari criminali e basta, cioè, quello che ho visto io, che penso io, ecco. Sì, io non sono un cultore, anzi ho un coprimazza da golf del Pinguino, che è il mio preferito, ma è proprio la caratterizzazione che mi ha rapito tantissimo, più di altri. Cioè, ve lo dico, se devo scegliere fra questo e l'Enigmista, dal punto di vista della storia, l'Enigmista è molto più intrigante. Quindi come sceneggiatura, scusatemi, come soggetto, l'Enigmista ha una qualità diversa. Ma nel complesso, se pensiamo alla caratterizzazione del protagonista, fra le due storie ho preferito il Pinguino. Vabbè, per me, io pure ho messo al primo posto, però diciamo che per quanto mi riguarda il 60% delle Enigmista sono tipo le ultime due pagine, cioè per quanto mi riguarda a me, come si dice, il piacere che mi ha dato sono le ultime due pagine, il 60% della bellezza. C'è buona parte lì, però in realtà è tutta una costruzione che inizia dall'inizio, che è anche il volume di tutte le brutte giornate, che è più approfondito proprio sul discorso del passato e della brutta giornata, e quindi ho letto anche Catwoman, ok, si assomigliano per alcuni versi, cioè nell'Enigmista ma anche in Catwoman si raccontano cose del passato, dell'infanzia, che ti spiegano un po', insomma, la questione genitoriale, sia da una parte dell'altra, le problematiche di uno e dell'altro, eccetera, eccetera. Mentre Catwoman è una storia che ho già visto più e più volte, nell'Enigmista la sceneggiatura, che è Tom King, chi è che l'ha fatto? Sì. La sceneggiatura di King è un'altra roba, cioè, è molto più approfondita, è figo. Però vabbè, torno al mio secondo top, è Pinguino, perché mi è piaciuto come lui è uscito fuori ed empatizzavo. Cioè, mi sentivo, non dico malavitoso, ma ero con lui per cercare di creare nuovamente la sua squadra. Così è. Sì, beh, quello è bravo nel riuscire a fare quello, perché è una storia di rivalsa. Per quanto villanosa, però comunque è la vendetta, la rinascita con la vendetta tipo stile Old Boy. Quasi questo genere, quindi rinasce, quindi spacca tutto, e per farlo giustamente fa il percorso, quindi quello sicuramente. Per me è quello che in realtà è uno di quelli che ho apprezzato anch'io, l'ho trovato di qualità, ma mi ha colpito meno di altri, perché tutti gli altri mi hanno permesso una rilettura da un punto di vista diverso di alcuni personaggi, che invece questo, il Pinguino, lo descrive bene, ma è lui, cioè sostanzialmente... C'ha una scena o due pagine in cui anche lì si squarcia un attimo il passato, per vedere un attimo che cosa è successo, che magari lo ha fatto diventare un po' Pinguino, però per il resto è abbastanza, tra virgolette, nel suo essere fatto bene, ma lineare, non so come dire, mi ha stupito meno, ecco, solo quello. Ok. E comunque quel personaggio con Manone è tanta roba. una fecata, bello. Sì, allora è divertente, sicuramente ci doveva essere, no? Per completezza ci doveva essere, però non è proprio il mio livello di storia, cioè quella è la parte lollosa
che è riuscito un po' meno, però è così. Allora, tocca a moi. Vado con il secondo in classifica, giusto prima di fare il terzo, lo facciamo prima del primo, il flop. Allora, il mio ha un volume, ma in realtà rappresenta una serie. Ed è una serie controversa, sempre, è sempre stata controversa questa. Eppure io tutte le volte che sento qualcuno che se ne controversa, non dico che non me ne capacito, però dico, mi sembra quasi che l'unica spiegazione che mi do è che è un pubblico che aveva aspettative diverse per il tipo di pubblico che era. E cosa mi riferisco? Alla serie Ringo, cioè la seconda stagione di Orfani, sostanzialmente. Che si parli della prima stagione, che si parli di questa seconda stagione, sulla terza potrei quasi questionare, poi le altre non le ho ancora lette, quindi non saprei, però su queste due in particolare non mi capacito di quando la gente non la trova questo granché, oppure ha delle critiche davvero particolari. Perché secondo me, se ci fermassimo al fattore Bonelli, rimane un qualcosa di scritto, pensato, interpretato, poi anche per quanto riguarda la componente grafica, se ci pensiamo al tempo prima che venissero fuori cartonatoni su cartonatoni, era per gli standard Bonelli, anche questo, Dragonero è molto spesso meglio, ma non ha così una componente anche produttiva a colore di questo tipo qui, quindi l'ho trovato davvero fantastico e non trovo nella prima stagione l'idea dell'avere metà albo, no, con la differenza tra passato e presente costantemente, che ti continua a spezzare anche l'avanzamento e mi continua a tenere in hype, un po' come diceva Iaio prima per Pluto, cioè farti veramente venire fame di avere un albo dopo l'altro. Infatti secondo me sia uno che l'altro letture assolutamente da effettuare avendo tutta la serie bella lì pronta, che quando si ha fame si ne scarta subito un altro. E il livello di scrittura, il livello di... innanzitutto anche se siamo in Bonelli, eppure, ok che è pensata sin dall'inizio per una serie in cui doveva morire e fermarsi entro un tot, però cioè sai che dietro ogni pagina non sai mai cosa potete aspettare, può morire il protagonista da un momento all'altro, può il protagonista o il villain principale o succedere qualsiasi cosa, il colpo di scena più clamoroso, non c'è nulla che assolutamente puoi dare per scontato, che non possa succedere. E trovo che questo sia uno degli aspetti che danno uno dei punti cardini di fascino principale in questa tipologia di opere qui. Il primo forse ancora di più per certi aspetti, qui forse un filo meno, anche perché i personaggi principali diminuiscono, ma cosa che mi ha fatto invece godere in alternativa rispetto alla prima stagione, ovviamente, è l'Odissea che, partendo da Napoli, dal sud Italia, viene fatta tutta l'Italia fino ad andare in nord, in alcuni dei posti e delle scenografie, quindi per noi italiani credo fuori testa che ci sia Lucca, Roma, Bologna, io che Bologna l'ho vissuta molto, gli squarci che ho visto e il modo in cui li ha resi post-apocalittici sono fantastici, e in mezzo a quello ci mette anche la storia, post-apocalittica e le situazioni post-apocalittiche che derivative, prese magari di ispirazione di qui o di là, a destra e a sinistra, però estremamente sul pezzo, credibili, non ho trovato un pezzo o l'altro che mi diceva no vabbè ma qui siamo fuori eccetera. Ci può essere forse la cosa delle come si chiamano i sei che la Juric prende come guardie, no? E che quindi vanno a cercare sempre costantemente di ammazzare Ringo e i suoi, che qui e là ovviamente è un po' spalata, è un po' la classica situazione da action, un po' sopra le righe sicuramente, però veramente anche il seme che getta all'inizio, no? Che dice non ti dice, cioè lui, Ringo, scorta questi tre ragazzini,
essendo il primo numero, sa, e anzi il motivo per cui accetta di scortarlo, di fargli da baglio sostanzialmente, è che la sua ex compagna, eccetera, gli dice che in realtà uno di questi è suo figlio. E dopo lei si vede nel primo album, morirà, anche quello muore in una maniera che tu, cioè, sfogli la pagina e ci rimani, ah, come, scusa, proprio neanche iniziata così la cosa, che pem pem subito, e quindi porta avanti la cosa che dovrai cercare di capire se lui riuscirà a capire che chi di quelli è suo figlio e per questo magari, non so, riuscirà a salvare oppure no. Non ho veramente parole per come descrivere come mi ha saputo appassionare. L'ho riletta, questa è stata una rilettura, perché non avevo fatto una recensione, volevo farla assolutamente anche da portarla sul canale di tutti questi, e non riesco veramente a capire come vengano più spesso ad emergere le critiche, non so, perché se no. Molte volte purtroppo è dovuto, ahimè, viene spesso fatto per la questione dell'autore. Io non so se mi ha salvato, mi ha preservato il fatto di non aver seguito la serie e il suo autore, quindi parliamo di Recchioni, magari il fatto che se fossi stato molto più dietro a queste cose, per l'hype che generava, per come veniva pompato, per come Recchioni era percepito in quel momento, magari scomodo, allora anche qui magari mi sarei, no, trincerato dentro qualche cosa che dico, ah sì, adesso vediamo che cazzo ha scritto, iniziare già a essere ipercritico. Se giudichi un'opera brutta perché ti sta antipatico l'autore, allora sei un cretino. Dico, io spero, cioè spero, molto spesso mi è venuto da pensare che sia stato alla fine questo che abbia influenzato, molte volte l'ho pensato, perché molte volte quando parlo di quest'opera, cosa è bella, cosa è bella, perché tutto così, perché Recchioni fa tutte quelle citazioni, Recchioni fa quelle gran sparate da cinema, e Recchioni così. Io ho capito, a molti sempre sembra delle citazioni, ma se uno le fa le citazioni e le fa bene, che gli riescono e tutto quanto, ma che c'è di male? Quello non capisco io. Perché sembra che uno stenti di saperne più di altri, sono più figo e quindi ti cito Ciccio Pasticcio, ma al di là del Recchioni, ti spiegavo quello che ho sentito. C'è una cavolata, lo dice la parola stessa, citazione. Qualcuno sostiene che questa serie sembra quasi che quando qualcuno ha successo ti dia fastidio, visto che a me non ce ne frega niente, anzi mi baso su quello che mi piace. Questa roba qua è una figata, è un capolavoro. Sono quasi indeciso se dare più valore alla prima serie o il secondo ciclo di 12, non lo so se la giocano. Ma ho sentito che la vera motivazione per cui questa serie non piace è perché non è originale, è ispirato ad Halo, copia questo, copia quell'altro, così. Ok, ma prima di tutto, io che manco so che cosa sia Halo, cioè so cos'è, ma mai giocato, mai guardato, cioè, insomma, non è il mio. Ma poi copia il design di alcuni personaggi, alcune o cose, certo, però comunque a prescindere. Creare quella roba lì a fumetti, creare una storia completamente originale con bambini soldato, con e tutto l'intrigo, soprattutto della prima serie, che poi porta all'evoluzione della seconda. Possiamo parlarne quanto vogliamo, ma è ovviamente un capolavoro, cioè proprio in maniera indiscussa. Ho sentito che la prima è Recchioni messo sulle palle, quindi questa serie fa schifo ed è stupido. La seconda è, non è originale, ci sono dei riferimenti qui, lì, là. Come quando a Sanremo che uno vince oppure fa una canzone che piace, dicono, la settimana successiva si parla solo di plagio, di plagio, di plagio, di plagio, quando è uno sport nazionale. Se tu guardi la città di Natanneve, è la città di Akira. Cioè la città di Akira, ci sono i kaiju, cioè Natanneve è praticamente una citazione continua di Otomo, di tutto quello che è nerd a 360 gradi, dall'America al Giappone,
che hanno messo dentro i tre creatori, cioè hanno messo, cioè hanno messo praticamente citazioni e omaggi e preso spunto dappertutto, ma volutamente, perché volevano appunto omaggiare, cioè a tal punto che hanno alcune cose sono state talmente precursori che in alcuni albi ci sono gli editoriali che dicono: vi giuriamo che quando quest'albo è uscito, abbiamo scritto che quando abbiamo scritto questo albo è andato, diciamo così, in opera di disegno, questo film che sembra copiato non era ancora uscito, noi non sapevamo che esisteva, perché a volte veramente talmente delle cose vicine a dei film che tu dici questo è palesemente copiato dal film, invece l'albo è uscito prima, è stato pensato prima, eppure nessuno accusa Senta, Medda e Vigna perché sono copiati, silenti, sono dietro le quinte, sono silenti, va bene così, mentre però, è un personaggio. Esatto, ma invece io questa la prendo come spunto perché recentemente proprio ho letto un qualche albo di Morgan Lost e invece l'ho proprio segnalato, secondo me è esplicito, come mi viene il nome dell'autore di Morgan Lost, dai, Chiaverotti. Come Chiaverotti molte volte, e Morgan Lost in particolare, faccia la stessa cosa di Recchioni, quindi citazioni, cose da film, cose così, ma non ha, come si dice, la cazzina, non ha la credibilità che ha Recchioni, che nel modo in cui le mette spavaldamente su pagina. Cioè, quando le leggo che le ha scritte Chiaverotti, mi scende un filo la catena, perché mi sembra di vedere uno che vuole, cioè hai capito, il ragazzino vuole fare la citazione, la cosa così, molte volte, non sempre, magari ne ha alcuni anche lui, magari qualche colpo che se lo gioca molto bene, ma in più volte mi è capitato di dire ecco sì, qui vuole far vedere. Invece, in come le pone, come almeno le contestualizza in queste serie di Orfani, Recchioni, a me dico, vabbè, sì, magari è Sergio Leone, si vede, è proprio papale, ma cazzo, ci sta da Dio. Questa secondo me è proprio la questione, la costruzione, si vede che gli fa dietro, non è banale nel riuscire a raggiungere quel risultato. Che mi dispiace che tutte quelle questioni che abbiamo detto molto spesso possano invece far deviare, far influenzare probabilmente il giudizio. E aggiungo il fatto che, ribadisco, noi lo giudichiamo così, ma se questa cosa Recchioni la pubblicava in un'altra casa editrice, brossurati, cartonati, non cose alla Bonelli, anche il pubblico non era probabilmente molto di questo che arriva dalla Bonelli, quindi non aveva nemmeno, secondo me, aspettative di rimanere dentro un certo tipologia, perché questo Orfani, secondo me, rispetto a tutto l'operato Bonelli, spaccava completamente, cioè non si era mai visto in Bonelli in qualcosa di questo genere qui, quindi non si vede mai. Speriamo di no, però insomma adesso magari vede che qualche cosa strafica perché c'è, e sul cartonato oggi il cartonato colorato bene, insomma anche di qualità c'è, ma non è più un esperimento, è una cosa bella, ma non è più un esperimento. Eternity non è un esperimento. Mi dispiace, perché sai cosa? Queste serie qui di Orfani, per quanto abbiano avuto una certa continuity fino a un certo livello, cioè, insomma sono state prodotte diverse, il fatto che alla fine sia stato abbandonato ti dà l'idea che sia naufragato invece una attitudine, un qualche cosa che è stato pensato che non fosse sostenibile, cioè il fatto che quanto ti avessero speso per creare questa serie, si parla di cifre astronomiche, eccetera, però ti dà l'idea che non sia nella possibilità, quando invece per gli autori che ci sono, probabilmente anche per un pubblico molto più vasto che sia. No, bravo, tu perché non l'hai letta tutta? Eh? Tu perché non l'hai letta tutta? Beh, no, ma non è che il resto fa schifo, il resto fa schifo, però quando si è allontanato un po' dal soggetto principale, non è uguale. Vabbè, detto questo, però, anche se si fermava a 2-3, cioè case come la Image, come altre, hanno questa attitudine continua, cioè nel senso che
anche la DC ogni tanto fanno lanciare a degli autori questi prodotti di storie e ci investono anche abbastanza molte volte. È chiaro che è un target di pubblico diverso, però hanno Batman, Superman, la Marvel ai suoi, eccetera, però ogni tanto fanno qualche cosa di storia fuori dall'universo, eccetera, e vengono fuori a volte delle serie clamorose. La Image e altre, la Boom, eccetera, molto, la Skybound, eccetera, molto di più. Qui invece la Bonelli mi sembra che con questo poi abbia posto il freno. Adesso sì, c'è il confine, ce n'è qualche duna che viene fuori, ma secondo me è tutto un altro progettualità. Non c'è più il tipo di peso come si dava, secondo me, a queste serie qui di Orfini. Peccato. Comunque, se non l'avete letta, recuperatela. Almeno il primo ciclo da avere in libreria, e sforzate anche il secondo ciclo, cioè quello di Ringo che vi ha fatto vedere Viper. Potete anche fermarvi. Poi, invece, se siete completisti, ve la recuperate tutta. Se ci avete voglia, sul mio canale, forse anche su Viper. No, sul mio canale. Solo fatto le ok. Ho fatto un video con la spiegazione di tutta la serie, dal primo fino all'ultimo numero, con la cronologia, bla 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 bla. Iaio, tocca a te. Il tuo secondo top. Allora, mi sono andato top e tutta un'altra cosa rispetto. Altissime, perché se c'era tutta quella garella per il terzo, adesso per il secondo. Una cagata. No, devo essere sincero, primo e secondo non ci ho avuto grandi dubbi. Ah, ok, vai. Cioè, erano quelli e basta. Curioso. Allora, al secondo posto, qui una serie, non troppo lunga, e stiamo parlando di Bouncer. Ah, lo sai che c'è là sul comodino? Questo qua, Jodorowsky, qui fa un lavoro ebook ai disegni, fa un lavoro veramente eccezionale. Soprattutto poi il primo numero che magistralmente racconta praticamente, insomma spiega, praticamente ti racconta una storia, cioè quindi racconta una storia, ma la storia che racconta funziona benissimo, ma nel mentre la racconta ti racconta tutto, cioè ti fa sapere tutto dei personaggi che poi andrai a incontrare nelle storie future. E quindi praticamente non ti fa la didascalia o non ti fa la classica, il classico riassuntone alla Calia, ma ti racconta una storia, e diciamo il primo capitolo, e mentre te lo racconta ti presenta tutti i personaggi, chi sono, cosa hanno fatto, ma non ti annoia perché lo fa andando, no? E lo fa con questi scamotaggi che è già la storia. In media stress. Figo. E quindi è una figata pazzesca. Poi ci sono dei personaggi sui generis fighissimi. Alcuni personaggi potrebbero ricordare un po' il mondo di Undertaker, sì, per chi l'ha letto. E, disegni, paesaggi belli, crudo, adesso, anche proprio i dialoghi molto politicamente scorretti, crudi. Bello. Tu hai, bello. Scusami, tu hai l'integrale cartonato brossurato, integrale da no, quattro volumi. Quattro volumi della Magic Press. Questo è quello più cicciotto, poi gli altri tre sono più spessi. Sono varie storie, forse l'ultima è quella un po' meno carina, ma le prime due sono fighe, veramente fighe. E poi vabbè anche i e poi non è verboso per niente, veramente scorre, che questo qui me lo so veramente divorare, perché scorre in una maniera incredibile, e poi Jodorowsky comunque è tanta roba, cioè scrive bene, sul cazzo da fare. Vai per tu, hai letto? No, ancora no. È abbastanza indietro, proprio perché c'è abbastanza hype sulla serie, quindi abbastanza indietro nelle serie western, delle due collane gazzette che ho, me la tengo indietro.
Ma tu c'hai quella Cosmo? O quella Gazzetta, sai, Igor? Gazzetta. No, beh, meglio quella Cosmo. Quella Gazzetta, alla fine, 3,99 euro, ragazzi. Ho appena finito a leggere uno dei Blueberry. Cioè, cacco, se aprono così, cioè così, e non si rovinano di un millimetro, li porti dappertutto. Cioè, la carta è pesante e buona, anche se soffini, ma la carta siete che è pesante e buona. Stai scrivendo, vabbè, non importa, ma altre cose, con una maestria di descrizione. No, soffichi, è La carta veramente una bella. è buona, la carta è buona. Bella cosa, 3,99 euro, ma Sì, ma 3,99 euro, ma più a quella cifra, cioè adesso paradossalmente, cioè, 10 volumi da 3,99 non ti rivendono a 40 euro, ma a 50-60. beh, dipende. No, Se smanetti un po' è quello, meno. eh. No, no. No, no. Nell'usato, oh, non li ho trovati a meno. Però aspetta, però dipende che compri. Se compri tipo Banz, Durango, cioè se tu compri alcune serie che altrimenti si troverebbero solo incartonato al quadruplo del prezzo, è normale che quelli ci marciano. Ma se tu Certo. compri altri personaggi che sono Amen. usciti, China Man, no, cioè altri personaggi in teoria li tirano dietro perché non c'hanno mercato. A parte ecco, Banz, Durango, Blueberry, Dove l'hai tirato fuori? Guarda, Viper, c'è la scansia del western sotto le gambe. no, è che devo iniziare in stagione di Ah. questo, cioè guarda chi sono, Rosinski è... Ah, uno, due bravi. io Due Rosinski vecchi, mi sembra che abbia l'abborro, scritto qualcosa tipo Torgar o altre io cose. Rosinski l'abborro. Sì, Rosinski ha uno stile un po' Lui c'è uno effettivamente un stile po' del così, cazzo. però... L'ho È un po' come cominciato Erich a. Mayer che con Sì. Sorrentino L'ho hanno fatto la coppia. cominciato ad odiare ai tempi di Lamento delle Terre Perdute, Rosinski. Oh, ma ci credi che ho letto il primo dei quattro? Qui è Rosinski, disegni. Sì, Rosinski. I primi due sono sbagliati. Comunque, mi sono Cagare. fermato. Cazzo, non riesco ad andare avanti. Poi devo leggere mille È cose grottesco, sull'inglese. grottesco, Mi sono fermato. grottesco, c'è cioè dei personaggi grotteschi, ma però dopo gli altri due sono più belli perché i disegni, Sono più cioè, comunque, figli. Sì, un'altra roba, è vero. minchia, i disegni è tutta un'altra cosa. E Vabbè, lo mi leggerò sembra comunque. pure che quello che disegna, perché poi praticamente uno è pure italiano dopo il quarto, disegna il quarto, gli ultimi capitoli del quarto, perché mi sembra che il disegnatore che subentra nel 3, dopo Rosinski, fortissimo, poi mi sembra che muore e subentra ancora un altro italiano che lavora in Francia, pure fortissimo. Non mi ricordo, effettivamente non mi ricordo. Poi, se vuoi, smettiamo su Comics Box e ce lo perdiamo. No, però Va bene. comunque Oh, è passata una bella ragazzi, giornata. da legge, Da consigliatissimo da leggere. legge. Sì. Bene, procedo, Rimaniamo col procedo. flop. Bisogna andare col flop. Un Col flop. floppone, Allora, l'Odissi, che ho letto veramente poco. In quel poco, però, ho recuperato qua e là in stazione ferroviaria un volume che doveva entrare in libreria, più che altro perché l'autore è da me amato da tempo, che è Carlo Ambrosini. Questo, se volete, è il numero 449 di Dylan Dog, La misura del mondo. E tra l'altro i fratelli Cestaro hanno fatto anche una copertina con tanti riferimenti, questo è Napoleone, insomma, molti elementi tipici di Ambrosini sono all'interno della copertina, quindi hanno fatto proprio un capolavoro. Qui ci sono proprio i mondi di Ambrosini ben raccontati. Tra l'altro, qui l'Arlecchino per Ambrosini è la rappresentazione della morte, dell'oscurità, della morte, insomma. Quindi, ecco, se volete, l'unica cosa figa, secondo me, inserita all'interno di questa storia è proprio l'Arlecchino che si vede qua e là. E si capisce che insomma la morte è sempre dietro l'angolo. Ci sono dei disegni
schifosissimi. Ho fatto anche un video sul canale, ma proprio una roba obrobiosa. Ho fatto un video sul canale proprio perché io amo Ambrosini, cioè i miei 54 volumi di Napoleone sono intoccabili. Ambrosini? Esatto, Ken Parker e quant'altro. È morto. Questo volume è uscito proprio postumo, cioè dopo la morte. Quindi, prima di tutto, c'è un redazionale che, cioè, proprio leggetevelo e decidete voi. A me non è proprio piaciuto, cioè manca di professionalità. Proprio manca di professionalità, appunto, non vado oltre. Però, vabbè, ognuno saluta i propri cari e colleghi come meglio crede, ma a me non è piaciuto. Poi, tutti dicono, ah, meraviglioso, l'Ambrosini, la sua storia migliore, ci ha salutato così, così, così. Bisogna avere un po' il coraggio di dire, io amo Ambrosini, ha fatto un sacco di cose fighe, ma questa è disegnata con il culo. Guardate qua che roba, cioè non c'è niente. Quello è il gesso. Sì, guarda questo. Cioè, ma quello è il gesso, quello sotto. No. Quello è il gesso. Sì, ci assomiglia, ma non è un Madonna santa. Ci assomiglia. Ma sai che pure io ho letto una storia disegnata da Ambrosini sulle storie, guarda, No Smoking, disegnata da Ambrosini, scritta da Ruglio, se non sbaglio, ha fatto cagare, cioè la storia è finita, ma il disegno non è per me, stile da Ambrosini. Allora, io, guardate qui, Groucho, allora, è arrivato a quel livello, insomma, autoriale, artigianale, che forse... si può concedere tutto, ma per me no, cioè non è giusto. Ma è Bonelli o così, ti dico solo che a me mi hanno commentato un video, forse ti dico la Bonelli, uno mi ha commentato un video che non conosco, ma ha scritto che lui ha mollato alcune testate Bonelli perché non è molto d'accordo con i nuovi disegnatori, lui preferisce Ferri, Galeppini. Io scrivo, guarda, cioè, ma no, massimo rispetto, allora, per Ferri Galeppini, però sinceramente è un drago nero disegnato da Platano. La Platano, ma dai, cioè, insomma, cioè, pensa no. Iaio, pensa, adesso non succederà, è un'esagerazione un po' anche cattiva la mia, però pensa se affidassero, non lo faranno mai perché non ha un senso, però affidassero un numero di drago nero alle matite di Diso adesso, perché già lo hanno fatto con un numero non della regolare, ma un numero extra o maxi, non mi ricordo quale, di Tex, e lì, pur essendo bonelliani, i bonelliani di Tex, che sono i bonelliani un po' colletti bianchi dei bonelliani, capito? Hanno detto, no, non ci va bene che arriva Diso, che... La schifezza, no, di Mister No non può entrare... Mister No, eccetera, che non fa un disegno all'altezza degli standard di Tex. E, ma va bene tutto, tra l'altro, cioè, ripeto, va bene... Beh, Diso, so che Manuel ha fatto un video, ha dovuto fare un video, Manuel... Sì, perché avevo visto. Perché la gente aveva dei commenti così, ha insultato Diso, cazzo, è vecchio, ancora fanno disegna male. Ma perché quelli di Tex erano in soldi, non so se su un forum o dove, o su Facebook che avevano, però ovviamente le offese non sono fuori luogo sempre, però su Facebook e tutte le altre cose sai che... qualche commento perché venga preso in considerazione o è una mega offesa o è l'esatto contrario. Ma con tutto il cuore, capisaldi del fumetto italiano, per l'amor del cielo, però tu non mi puoi dire che un disegnatore di 50 anni fa disegna come uno, cioè, sono altre tecniche, cioè tu mi puoi dire, cioè, che Ferri è più bravo di Sergio Giardo, adesso qui si indignerà, cioè Galeano Ferri è stato un grande per i tempi sua, però non è più bravo di Sergio Giardo. Ma scherzare, ma non è più bravo di...
anche nello sport non puoi paragonare, cioè certo che uno può dire come Pelé o Maradona non c'è niente, ok, ma le scarpette di oggi, i palloni di oggi, i campi di oggi, già solo quello dal punto di vista ha creato un personaggio, magari più di uno, cioè, ha fatto la storia, per carità, magari per quel momento storico era tra i più forti, se non il più forte, tutto quello che vuoi. Però non puoi, cioè, poi comunque i disegnatori, cioè, sono andati avanti, la mano è andata avanti. Andare avanti lo stile, tutto. Lo stile, le tecniche, guardo solo. No, ma tra l'altro, neanche solo quello. L'età causa, come nella natura umana, l'esatto contrario, cioè non solo il fatto che si è aggiornato tutto, ma anche regredisce lo stesso soggetto per problemi fisici, problemi di vista, problemi di, cioè, tutto quello che vuoi. Cioè, secondo me vanno semplicemente ammessi, come si dice, secondo me un tributo, un qualcosa si può anche sempre fare. È chiaro che lo vai a mettere in un... Sai, se fosse stato un numero extra speciale di Tex, fuori da tutto, fuori da eccetera, disegnato da Diso, questo tributo, eccetera, uno poteva decidere di acquistarlo oppure no. Lì, anche se non era nella regolare, era nella serie, non so quale, di quelli che... gente colleziona e che compra... la Bonelli, quella invece se ne approfitta, no? Cosa cacciamo dentro che ci manca un po'? Ma cacciamoci quella che la facciamo disegnare ad ISO, ma sì, così uniamo l'utile al dilettevole, eccetera eccetera, però c'è chi invece vuole nel numero che ha l'acquisto fisso ogni mese, che colleziona, perché lo sappiamo che la maggior parte poi di certi lettori leggono tutto di quello che... Comunque ragazzi, guardate che noi stiamo a fare dei pare, delle robe, ma guardate che il 70% della gente, del lettore che legge Tex regolare, normale, non legge neanche chi ha scritto la storia e chi ha disegnato. Cioè, questo è per assodato. Mi verrebbe da dire chi te lo ha detto e come fai a dedurre questa cosa, ma posso crederci. L'ho sentita in un salotto di Sheldon, detta da... un addetto ai lavori, come ricordo, comunque un disegnatore di Tex. No, ma comunque, a parte le minchiate che sto dicendo, penso che possa essere reale questa cosa, cioè chi legge Tex lo fa perché ama il personaggio, le storie, e non è, come posso dire, cultore della nona arte in quanto non, cioè, arte. Il papà di mio papà, cioè, ha letto praticamente Alan Ford e Scorpio, Lancio Story per una vita, ok? Ma se tu gli dici, ma chi ha scritto Nippur? Se tu gli dici, ma chi è che scrive Dago? Chi caso mica lo sapeva lui? Fisiologia e basta. Ma certo, cioè, noi, certo. Cioè, ma forse è meglio così, siamo noi che ci facciamo le pippe mentali come i lavori, anche se siamo solo dei... Cioè, quello è un po' da... Cioè, cialtroni... Da nerd, no, da esperti, però comunque il lettore medio dei Tex, settantenni, se legge Tex, cioè non è che va a vedere, la storia di Giusfredi, la storia di... Cioè, vedi, alcuni penseranno ancora che io scrivo Bonelli. Sì. Però capisci, flop di Vario. La mia scelta flop è un po' banale in questo trimestre, ne avrò secondo me di più sfiziose nel prossimo, perché ho già letto qualche cosa che sicuramente mi ha creato più che altro delusione, una questione più sulle aspettative, qualcosa di più clamoroso. Invece qui è abbastanza banale, perché non che mi aspettassi nulla di particolarmente diverso, ma mi sento di metterci questo perché non è una cosa delusa, è semplicemente una constatazione, anzi, che era già venuta nel tempo, ma qui proprio praticamente viene certificata, stampata con il timbro, e adesso spiego perché, e di cui sto parlando di in francese, ma sono le avventure di Tintin, in questo caso di tre volumi che ho letto in questo trimestre qui, che sono Cock in Stock, Tintin in Tibet e i gioielli della Castafiore, una cosa di questo genere.
e soprattutto i primi due sono tra i volumi Ten Ten in Tibet, ad esempio, più citati spesso come i più famosi della serie, come forse molto spesso di tutti più riusciti, eccetera, eccetera. E, l'incetto in negativo, come spesso ho fatto nei video in cui ho parlato di Ten Ten, è semplicemente perché purtroppo sono fuori target, in questo caso coincide per due motivi. Fuori target perché la sto leggendo ora, la serie, rispetto agli anni in cui fu prodotta, ma questo secondo me si differenzia ad esempio rispetto a Asterix e Obelix, che trovo molto più attualizzabili come storie, le storie alla fine non è tanto il contenuto della storia, ma proprio la scrittura, la comicità rispetto ai tempi, e qui invece secondo me intuisco che possa piacere, ma forse oggi veramente il range del pubblico, se l'avessi letto quando ero piccolo, quando avessi avuto negli anni 80-90, 8-9 anni, forse potrei dire me la sarei potuta anche far piacere. E un po' una certa ironia, a volte accostabile a una Disney, anche questa dei tempi che fu, potrei qui e là anche capire. Ma invece, così, nudo e crudo, se te la leggi oggi... La scrittura di come la leggi oggi, e te la leggi oggi se hai 30-40 anni a non plus ultra, no. Cioè, qui proprio la spaccatura è netta. O te la sei letta... Sarà un caso, ma negli anni, oggi, ma... ho lavorato con un amico francese, vabbè, in Italia da oltre 30 anni, però francese, e la sua infanzia l'ha passata in Francia, e lui proprio oggi, sapendo che mi piacciono i fumetti, ne parlo, eccetera, eccetera, mi parlava di Tintin come... Tintin fantastico, ogni tanto mi vado a rivedere una storia, quindi sì, probabilmente è un po' come il topolino di quando hai 7, 8, 10 anni, che anche se ne hai 50 te lo vai a leggere quasi per questioni di affettive. Ecco, sì, però per esempio oggi il topolino, per quanto ne sia estremamente affezionato, il paperone, il paperino, tutti quelli, soprattutto i paperi, sento molto l'affettività, ma ho provato tante volte e non riesco a leggerlo. Cioè, rarissime le storie che riesco a leggere, anche semplicemente appoggiandomi, aggrappandomi alla nostalgia. Per esempio, Asterix e Obelix, le ho rilette alcune più recentemente, forse lì l'effetto nostalgico fa la sua, ma comunque riesco a leggere anche molto di più, ecco. La storia in generale mi appassiona molto di più. Qui invece, se non mi aggrappo un filo al puro, adesso faccio anche vedere perché sono al puro. A parte che Tintin in Tibet è uno scioglilingua. Alle scenette ironiche, la storia proprio la storia, cioè, poi guarda Iaio quanto è leggermente Minchia. Verboso. Altro che mamma mia. Mi piace Iaio, guarda. Gesù bambino. No, grazie di avermi fatto vedere, perché se già non avevo voglia di leggermi. Come dici, è proprio visto come è scientifico. Cioè, ogni vignetta, cioè metà vignetta sopra col balloon e metà vignetta sotto disegnata. Ma, no. Tra l'altro, se pensi comunque pure Blueberry, cioè, non è verboso perché. Sono balloon lunghi, però sono tante parole perché parlano tutti. Fine sui personaggi, anche diciamo alcune caratterizzazioni umoristiche simpatiche, c'è anche ovviamente quello con cui ho empatizzato maggiormente, il capitano Haddock, che è un po' mezzo ubriaco, che non ha minimamente la furbizia, l'intuito e le cose di Tintin, però è arcigno e cose, e gli capitano ovviamente di tutte, e è quello con cui partite. Invece Tintin ti sta sulle balle, no? Perché ovviamente non sei un ragazzino dodicenne, e quindi non riesci a appassionare, o quindicenne, non riesci a appassionarti e a immedesimarti così tanto in lui.
e al contrario l'umorismo così mi entro proprio lì e dico che ridere, tranne appunto qualche scenetta che non posso dire che alcuni siano veramente riusciti. Ma però qua allora la domanda mi sorge spontanea, ecco. Che cazzo lo legge a fa? No, questo è completismo francese. La cultura, questo è masochismo, questo è masochismo. Completismo è un'altra cosa. La cultura sulla non arte francese, anche su questo lato qui, non puoi non leggere Tintin. O tu dici, vabbè, quando te ne hai letti due o tre albi, e ti puoi dire, no. Bravo. Cioè, tu hai intenzione di leggere, dillo davanti a tutti. Tutti leggerai tutto Tintin prima o poi. Ormai l'ho letto tutto, questa è l'ultima run di tre, la prossima di altre tre è l'ultima che ho e me la sono letta tutta. Yes. Non farò così ad esempio con Spirou quando ne ho letti uno o due so già che proprio non ha speranze. Ma è come leggere Pimpa per me, cioè ne ho sparato una a caso. Chi se ne fotte di Pimpa? Ma questo c'è molto delle speranze, perché aveva tante attinenze con, non dico Asterix e Obelix, però con quel tipo di spirito lì, però evidentemente... No, la vita è troppo breve, ragazzi, per leggere una roba che non ti piace. Però adesso posso dire che ho letto... Cioè, perché poi qualcuno mi viene a rompere i coglioni. Sai quando leggevo le prime storie? Ma vedrai quando arriverai a quelle più avanti, non potrei dire... vedrai quando arriverai a Cocky Stock... No, ci sono arrivato e continuo a dire che no. Che una Quindi qualcuno cagliata. Mi viene a rompere i coglioni. Ma te non ti sei letto quella? No, me le ho lette tutte, non mi rompere i coglioni. Esatto. Ma se vuoi, io dico anche che le ho lette, cioè per osmosi, le ho lette tutte. Cocky Stock dice, Cocky Stock fa cagare, io dico. Penny Stock. Lo rivedo. Tra l'altro questo collega c'è anche domani, niente, glielo dico. Ieri ho letto per osmosi Cocky Stock, fa cagare. Va bene. Leggi Tintin, raga tua. Leggi Tintin, sì. Dai, tira fuori il flop, vorrebbe che bicchiere d'acqua. Arrivo. Flop mio, allora il mio flop che questo pure farà discutere, un flop che fa discutere. Vogliamo discutere. Allora io metto. Allora, prima però voglio fare una precisazione. Tanta roba, anche qua avrei voluto mettere nei flop, perché veramente non perché era roba brutta, perché era tutta roba fatta bene, ok? Poi magari a me non mi ha convinto, ok, ma però c'era tantissima roba che mi ha che c'aveva un hype e che me l'ha deluso, e quindi quella che ho messo non è una lettura brutta, ma è la lettura che tra tutte c'avevo più hype e me l'ha più ammazzato. Te la smosciamo. Sì. Ma non che sia fatta male, per carità, e sto parlando di X-Men Giorni di un futuro passato, qui Chris Claremont e John Byrne. E allora, perché ho messo questa? Stupidamente il mio hype derivava da due cose: tutto il mondo che dice che era tra le cinque storie migliori di X-Men. Come Cocky Stock di Tintin, uguale. E poi dal film che ci hanno fatto, ma anche io so che uno non deve mai fare paragone con i film, eccetera. Però il film era figo, cioè a me era piaciuto, era fatto bene, era figo. Ora ho visto prima il film, te leggi questo, e quindi me l'aspettavo molto più articolata. Anche molto più lunga, proprio cioè molte più pagine, molta più storia, e invece alla fine adesso questo è così, ma dentro ci sono tipo altre 4-5 storie che non c'entrano niente, la storia cioè la storia sarà alta così, la storia questa qui, i disegni sono i classici. Tu lo conosci Viper, lui ti ascolta, ma intanto sta andando su internet a cercare la storia, a guardare, a vedere se ce l'ha, se non ce l'ha, se l'ha letta, se no. No, questa ce l'ha, c'è nelle varie collezioni che ho, c'è sicuro. Questa ce l'ha, questa collezione ce l'ha. E quindi mi aspettavo, insomma, qualcosa, anche appunto discorso del film, mi aspettavo qualcosa di più strutturato, una storia più strutturata.
Invece è una storia, cioè, molto, molto breve, molto, molto semplice, per quanto il soggetto è molto valido e è complesso, però la storia secondo me è semplice, è scritta semplice e mi ha veramente, cioè, ammazzato l'hype, cioè. A differenza di Uomo e non uccide, che anche quella è considerata tra le prime 5 storie di X-Men, detta da tutti, tutto quanto, e devo dire che è figa, che è veramente figa. Questa qui, cioè, è molto semplice, veramente. Mi sono fatto molto sviare, se sono sincero, dal film, perché comunque il film ha ben effetti speciali e tutto quanto, e quindi c'avevo più hype, invece me la... Scusa, ma mi rifai un attimo vedere i disegni, le tavole? Beh, i disegni sono... Adesso aspetta, devo vedere... Aspetta che adesso arriva, adesso ti tira giù una... Vabbè, che devi guardare? Sono tipici anni 80, cos'è? Quando è? La storia del 70, cos'è? 70-80 questo forse. 83? 83? Se non vuoi... Vabbè, adesso ti tira la stilettata, vai, per di quello che devi dire. 83. Nasce questa cosa non tanto da questo, ma quando l'altro giorno ha postato quella tavola degli X-Men indefessamente, com'è? Cioè, bellissima, ma bellissima, bellissima. Ma quello è il matrimonio di Rosa e il marito, ma tu capisci un cazzo. Ma tu leggi tentene, non rompi quello. Che cosa diceva Iaio? Quando io parlo di questi albi, no, che leggo con i disegni, eccetera, che io per primo dico che i disegni, le tavole, eccetera, fanno schifo, eccetera, anche lui dice: che cazzo ti vai a leggere quegli albi, eccetera, 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 fanno cagare. Questi invece, perché sono degli X-Men, no, bellissimi, meravigliosi, e sono sempre gli stessi disegni con quei colori ancora iperacidi degli anni 80 che non si riuscivano a guardare in maniera proprio... Guarda, io invece assolutamente me ne fotto del vostro completismo, quindi mi leggo le storie. Perché io non è che dico che sono i disegni più belli del mondo, ci mancherebbe, però... Vabbè, qua Dalla è stupenda, è un capolavoro, adesso poi di niente. Allora, capolavoro. Comunque io, Una morte in famiglia di Batman, che è una storia fondamentale, l'ho letta, già lì nelle prime 20 pagine ho fatto veramente fatica a farmi piacere. Poi mi sono reso conto che quasi ci avevo fatto un po' di... Vai avanti, la leggerisci, poi tra l'altro la storia è anche una bella storia, fatta bene. Datata, ma dovessi leggere, non so, per un mese, così, solo storie anni 70, veramente impazzirei. Quindi niente, leggetele voi, me le raccontate, mi date il mio background, siete voi le fondamenta della mia cultura non artica, siete voi. Ma adesso aspetta un secondo, temporeggia un secondo che devo fare una cosa prima di scatenare l'inferno, aspetta un attimo. Vai a fare la cazzo. Come scatenare l'inferno? Secondo me sta cambiando in itinere il suo top, così, sta andando a prendere un altro top e ce lo consegna così. Comunque, il top che vi presento io... Mio Dio... Mamma mia, lo stesso muore in diretta, che quante visual faccio. Meno male che non è una live, puoi anche non metterlo. Oppure sai che lo dovresti fare? No, sento ancora rumori, quindi non è morto, però potresti starantolando verso il telefono, per chiamare i soccorsi. No, devi staccare quel video e lasci l'hype tremendo, non solo per i nostri top, ma anche per il... Mi dice se si sente ancora bene? Perché mi sono staccato dal coso. Sì, si sente benissimo. Ma, bene, ci sono. Possiamo andare? Ti siamo un po' preoccupati. Poi no, abbiamo sfruttato il fatto che tu potevi
sembrare morto perché si sentivano dei rumori pazzeschi, e stavamo già approfittando, cioè capendo come approfittare della tua assenza. Ma ragazzi, il mio top vi piscia in testa, ve lo dico. Pissi. Aspetta, lo sto prendendo. Dopo, prima di tutto, Giulio l'ho visto. Ok. Sì? No, se portavi il nabo di Giulia, dicevi che ci pisciava in testa. No. Venivo là, venivo là, abiti a Gino Torino. Vabbè, vado avanti e procedo speditamente. È un volume della Panini Comics. È un volume... Ho capito. Ragazzi, voi l'avete già letto forse 2 anni fa, io ci sono arrivato tardi, ho approfittato degli sconti Panini e mi è piaciuto un casinissimo. Non lo definisco assolutamente un capolavoro, attenzione, però nel trimestre non ho letto capolavoro, ho letto un sacco di storie fighe, questa è quella che mi è piaciuta di più in assoluto, figlio, proprio per la caratterizzazione di Sara. Tu l'hai letto, Iaio? Tu, Michael? No, io no. Sì. Ah, l'hai letto? Ah, quindi non ti posso dire niente. Vabbè. Ma scusa, allora, ma secondo te finale? Non si capisce. Perché se fosse, cioè se potrebbero, come si dice, due cose potrebbero essere, no? Nel finale, due cose io potrebbero essere. No, ho interpretato soltanto una cosa e fighi, cioè non dico geniale, ma veramente fighe. No, è bellissimo, ragazzi, lo sto... Mi sto distraendo perché sto sfogliando di nuovo le pagine. E anche Epting, che è il disegnatore, è cosa, secondo me un ottimo cosa lavoro. Rara per Ennis. Guardate che roba! Cioè, ha tirato fuori veramente un gioiellino, perché i disegni sono fatti molto bene, molto ben dettagliati. Qua, no, così. Molto ben dettagliati. Ma... dimmi. No, dico, accendiamo anche un attimo la storia di questa sì. Allora, ma sostanzialmente lei è una cecchina e fa parte di un gruppo di cecchine, eccolo qua, ok? La cosa che non è originalissima per Ennis, cioè in altre occasioni quando parla di guerra fa degli zoom in e zoom out, cioè dei focus sul personaggio principale e poi racconta delle storie altre. Quindi c'è questa Sara che è in assoluto la più brava, ma poi si fanno anche dei flashback in cui si racconta come lei è arrivata a essere una cecchina, eccetera eccetera. È la più brava sicuramente del gruppo, ma poi si fanno dei focus quando lei invece è incamerata con le sue compagne, colleghe, chiamiamole così. Quindi si alternano le dinamiche di militari, ecco, fra donne, a quelle che sono invece le dinamiche di battaglia sul campo. La cosa bella è che quando sei un cecchino, sai, in silenzio, sei da solo, nella prateria, sotto la neve, sotto un telo, ecco, quindi si alternano anche i silenzi alle discussioni. Ennis qui non sbrodola mai, cioè... Che ne so, abbiamo letto un sacco di storie di Ennis in cui piscia fuori dal vaso, ha delle esagerazioni. No, qui è crudo il giusto. Body Mary. Body Mary, ho letto fino a poco. Non l'ho ancora letto, ma ho capito. No, qui, cioè, è crudo il giusto, quindi quando ci sono i capoccia, cioè, volano gli improperi, vaffanculo, quando ci sono... insomma delle situazioni poco piacevoli, fa dire nei balloon ciò che è normale, no? Si direbbe nella normalità, quindi arriva fino lì ma non sbrodola mai, quindi già solo per questo ha il mio gettone. In più ci sono alcuni pezzettini che lui, un po' come Pollicino, no? Qualche mollichetta che lascia qua e là e tu dici quasi, ma perché mi racconta questa cosa? Semplicemente perché poi alla fine, quindi le ultime pagine, come diceva Iaio,
non si capisce esplicitamente ciò che avviene, ma in realtà basta guardare con attenzione ciò che è disegnato molto molto bene e si capisce, quindi l'idea della protagonista, ma non vado oltre e rimani così, dici, porca puttana, gliel'ha fatto fare veramente spettacolare. La cosa più bella, che oltre a tutto quello che ho già raccontato, è proprio questa, come possiamo dire, questa sfida fra cecchini, ok? Che da una parte c'è Sara, dall'altra c'è un, non dico fantasma, ma un qualcuno che sembra quasi introvabile, che prende, insomma, settimane di lavoro, e non è facile, non solo che si scovi, ma anche che ucciderlo. Bellissimo. Allora, facciamo così. Di Ennis adesso non ho letto tutto, tipo The Boys non ho letto, quindi già sono meno titolato di altri, tipo Viper, per parlarne, ma comunque ho letto già tanti volumi, soprattutto... è una bella mazzata, cioè, ma io sto leggendo tutti quei volumi singoli, oppure che so, Battlefield, piuttosto che, cioè, ne ho letti. No, però se ci pensi, anche se tu hai letto tutto Battlefield, sì, ti ritroverai in quella storia della pilota donna, Anna Karkova, sì, che anche lì c'è tutto quel discorso dei superiori un po' maschilisti, certo, che poi c'era anche il superiore, e poi c'era il tipo superiore politico, sai, sì, che c'era tipo il controllo di tipo politico. Che era uno stronzo, tutto, cioè a molte cose ritornano, no? Nella scrittura di Ennis, sì, assolutamente, però qual è la diversità? Che lì, allora, Battlefield è una serie che mi è piaciuta, la consiglio, ma se dovessi proprio dire qual è il volume singolo che dovresti leggere di Ennis, per quello che ho letto fino ad ora, assolutamente è Sara. Lo consiglio a chiunque, anche chi non conosce Ennis, chi non è completista. Quindi Viper, puoi leggetelo quando vuoi, non c'è bisogno di aspettare niente. Quando vuoi. Sono curioso di sapere cosa ne pensi. È molto franco-belga, non nella scrittura, ma nel disegno. Cioè, la rappresentazione grafica proprio di livello, e in più la scrittura. Ma secondo me anche la scelta, cioè quando... caratterizza i personaggi in maniera un po' lollosa e sbracata, è normale che si scelga anche dei disegnatori che fanno delle fisionomie più caricaturali, eccetera, eccetera. Qui, in questo caso, racconta le cose in maniera abbastanza reale e cruda, e insomma, secondo me fa un ottimo lavoro, e quindi si è scelto Epting, che sti cazzi, fenomeno. Beh, qui uno stile, un altro stile avrebbe ridotto la serietà, e non poteva farlo tipo Dillon. Ho letto anche 300. Avete letto 303? Sì, io sì. Non è niente male, anche quello non è niente male, ma il disegno è già più caricaturale. La storia è molto più, le uccisioni sono molto più enfatizzate, splatterose. Sì. Va bene, tocca a voi, ma tanto qualsiasi cosa presentate è meno bello di stare. Allora, vabbè, io ho un albo, un fumetto che... Mi ha illuminato completamente, non mi aspettavo che mi piacesse così tanto, e intravedo, anche potendo leggere potenzialmente da qui alla fine dell'anno tantissime altre cose anche molto intriganti, come mi ha folgorato questo alla fine credo che pochi avranno l'ardire di poter, anche se effettivamente Ringo per motivi diversi, ma poteva insidiare, perché quanto mi ha appassionato per motivi diversi, quindi, ma quanto mi ha lasciato alla fine questo fumetto è difficile. E che hai paura. Parlo di I giorni che scompaiono. Delle l'ho preso oggi dalla cantina, e l'ho messo in libreria. Ma veramente? Porca vacca. Tanto mi ha ficcato questa storia, nonostante
ragazzi, il disegno non sia robusto. Il disegno non è tanto il fatto che sia o non sia, perché può avere anche dei guizzi, ma è il tipo di scelta che, come vedete, ha uno stile anche molto per alcune rappresentazioni di alcuni personaggi, soprattutto, ma anche in generale. Sì, non, siamo sul fumettoso spinto, non so come dire. Poi in realtà magari ci sono alcune cose, ecco, un po' più personaggi, ecco, un po' più meno fumettosi, altre, però insomma lo stile è un po' così, lo stile è un po' così. È francese, eppure guardate come il dettaglio solo in alcuni casi può emergere, in altri è lasciato molto, ha uno stile completamente diverso. E pensavo che era più desiné. Come? Pensavo che era più desiné. Ecco, bravo. Uno di... Mi aveva indotto anche l'incipit, mi aveva un attimo indotto un po' in, come dire, in errore, o con delle cose che dicevo, ecco, adesso secondo me va a finire che quel tipo di storia è un po' così. Perché questo disegno così, questi personaggi giovani, ragazzi, così, un po' dico, qua va a finire in uno young adult che ha delle velleità un po' più autoriali, ecco. Però mi sembrava, dico, ecco adesso la storia che se non hai, 20, se non hai ancora 20 anni finirà per andarti tra le braghe, eccetera, eccetera. E invece, porca la puttana, alcuni punti che cercano di farvi arrivare quanto mi sia ficcato questo fumetto, è il fatto che sia corso a acquistare, credo purtroppo, l'unico altro volume tradotto in italiano attualmente dell'autore, che è questo, ma mi sono ripromesso di andare ad acquistare, di cui uno o due c'è anche la copia in digitale, ma solamente in francese, e quindi me lo andrò a leggere col traduttore, cosa che per il sottoscritto è praticamente inconcepibile, mentre posso concepire l'inglese perché lo comprendo benissimo, lo posso, mi fa solo un po' più fatica rispetto all'italiano stare un attimo attento alla lettura. Il francese è proprio zero, devo proprio scusa, in inglese non l'hanno fatto in inglese? No, non credo, non credo. Perché è un autore emergente, pensa che ha emergente, quanta roba ha fatto? 36 fatto... anni? Ah no, ne ha fatti 7-8. Mi piace, è emergente, ha fatto 7-8 graphic novel. Però, adesso graphic novel, poi ovviamente non, nessuna è celebrata particolarmente, però come questa. Però per dirti che... Ma qui, tra l'altro io, allora, vai per... Tu un bel po' che ne hai parlato di questa cosa qua, non quando hai fatto il video, ma... Forse, ah no, l'hai girato nel nostro gruppo WhatsApp, mi hai incuriosito, io così a caso sono andato a vedere su Vinted, oh ma ragazzi l'avrò pagato forse 5 euro, 4,50 euro, una roba così. Sì, della e quindi l'ho preso sulla fiducia, sì, io su Vinted l'ho preso sulla fiducia così. Però, oh, mi stai dando una botta di hype pazzesco, cioè sembra un capolavoro. Sì, chiaro, chiaro. Ma perché non è solamente una cosa che io mi aspettassi, dico ecco una cagata, ma mano a mano che andavo avanti mi accorgevo come il soggetto è sembra quella cosa intrigante che però dirai sì, però tanto immagino che sarà una cagata. Cioè il soggetto sostanzialmente è che lui... Immagini che sbacca. Lui fa il, è un ragazzo che fa il circense, fa l'equilibrista, le robe così, e per mantenersi va, lavora in un supermercato. Durante un numero con la sua compagna, con i suoi amici, sbatte la testa e vabbè, lo riportano a casa, dai, tutto a posto, dai, dai, non è successo niente, eccetera. Si sveglia, eccetera, chiama i suoi amici, dice, oh, cazzo, mi sono accorto che ho fatto tardi, ma sto arrivando, E, anzi, no, arriva al lavoro, al supermercato, dai, dai, adesso ti batto come al solito, e l'amico gli dice, ah, hai visto che mi hai battuto? E l'amico gli dice, ah sì, mi hai battuto, peccato che sei in ritardo di un giorno. Come, che cazzo dici? Dai, vaffanculo. No, guarda che è così, perché tu in realtà il tuo turno era ieri, di qui e di là. E lì scopre che lui praticamente si è saltato un giorno. Quindi lì per lì dice, boh, vabbè, mi sarò addormentato, che non mi è svegliata la sveglia, eccetera. E dopo cosa succede? Di nuovo succede ancora un'altra volta il giorno dopo. Cioè lui praticamente si accorge che perde sempre un giorno.
Cioè, tu all'inizio dici come la scuserà? La scuserà perché non ha messo la sveglia, perché non si addormenta, perché batte la pesca e cosa. E il bello è che sembra che, non, che sia semplicemente una cosa che lui non si sveglia, perde quel giorno lì perché rimane a dormire. In realtà scoprirà poi che lui vive quei giorni alterni, all'inizio di un giorno sì, un giorno no, vive ma praticamente non li vive, cioè nel senso che probabilmente qualcheduno come un'entità diversa prende possesso del suo corpo, ma in realtà probabilmente è sempre lui, però è un altro lui, un'altra personalità, perché lui non ricorda nulla di quello che accade, tant'è che per riuscire a capire esattamente cosa lui alla fine si filmerà e scoprirà che è tanto scopre che quell'altra persona che, cioè, che vive al posto suo, che è quel lui alternativo, che cercherà un modo per mettersi in contatto con lui e inizierà questo scambio, troveranno degli escamotage per parlarsi, perché uno poi vive la sua vita a modo suo, sempre nello stesso corpo, sempre apparentemente la stessa persona, ma in modi diversi. Poi, e come reagisce la ragazza che si trova, lui gli dice che, cioè si scopre la mattina a letto con uno che è completamente diverso nei modi di fare, nei cose di agire, eccetera, lo percepisce che è diverso. E come reagirà lui quando si sveglierà che l'altro si è portato a letto un'altra sconosciuta e si sveglia e se la ritrova lì? Scoppia, e all'inizio sei spiazzato, ma alla fine diventa estremamente intrigante. Quindi estremamente intrigante mentre lo leggi, e perché vuoi capire, dice adesso come la scuserà, adesso come andrà avanti, eccetera. Poi mentre vai avanti, è bravissimo l'autore, perché al di fuori di tenerti questa cosa, no, come si gestiscono le piccole cose, uno è quadrato, ordinato, perfettino, eccetera, l'altro ovviamente sconfusionato, fa tutti i casini, uno beve, eccetera, l'altro invece è salutista, tutte queste cose qui, quindi si devono anche gestire, anche per i rispettivi lavori, uno si troverà un lavoro, un'altra una roba. E mentre vai a scoprire queste chicche qui, procedi con la storia e la storia accelera. A un certo punto inizierà ad accelerare, prenderà un'accelerata la trama. Perché? Perché i giorni inizieranno ad essere più solamente uno a uno, ma uno a due, poi uno a tre. Cioè lui inizierà a svegliarsi sempre meno, quindi perderà sempre più giorni. Dopo un po' non si spiegherà perché, eccetera. Non voglio spoilerare troppo. Però questo ti tiene ultra aggrappato alla storia, perché empatizzi con la sua storia, quelle sentimentali, quelle nei confronti della sua famiglia, perché tu dici, cazzo, questa persona sta perdendo la vita, si aggrappa alla vita in questo modo, perché la sua mamma che vuole continuare a vedere, ha la paura che poi, una volta che va avanti, la vedrà sempre meno, tutte queste storie qui, e quindi segui lui. E in più, poi subentra invece il lato, mano a mano, soprattutto più vai avanti, più emerge, e poi ti porterà probabilmente anche a una rilettura successiva, invece il lato dell'interpretazione della storia. Cioè sembra semplicemente una storia, no, lanciata così, eccetera. In realtà il significato che poi ne trai, che poi puoi trarci una metafora più esplicita, meno esplicita su alcuni aspetti, la rende estremamente affascinante. Quindi proprio su una filosofia di vita, anche uno scenario che ti pone un punto di vista completamente diverso, inaspettato, che tu invece fino a che non eri arrivato quasi alla fine non avevi minimamente considerato. Quindi mi ha veramente, come dire, schiaffato la faccia, schiaffeggiato la faccia per la capacità autoriale di una persona che tu poi vai a leggere e dici, cazzo, ma questo quando l'ha scritto aveva 30 anni, neanche 30 anni, perché è stato pubblicato quando ne aveva 30. Dici, ma che cazzo? E allora ti aspetti questo qui quando poi mano a mano ancora potrà scrivere, chissà quanti ne avrà. Ora, detto questo è una delle opere che invece ha scritto molto prima, è molto più immatura, è molto così. Si vede che ci sono i prodromi di quello che vuole un po' più stupire, ma è una storia un po' più di bullismo, un po' più di queste storie così, che in parte vanno anche un po' di moda oggi, ma non è tanto quello, che però vede nel suo evolversi più che altro una cosa che dovrebbe lasciarti un po' così da colpo di scena, più che altro nel finale, che però, boh, ti dici, boh, sì, vabbè,
però non ti lascia esterrefatto e dici vabbè, una cosa così, una storiella. Okay. Questo proprio è stato una roba, qualcuno che avesse scritto una storia così a livello fumettistico, così profonda anche dal punto di vista, tanto appassionato quanto profonda, con un'idea originale, fresca, che non sbacca, cioè la questione è questa, che non sbacca, cioè ecco, questo è il tipo di graphic novel che secondo me lo metto in culo ai giapponesi, le loro serie stralunate di 8, 12, 20, 40 tankobon albi che hanno delle idee pazzesche, fantastiche, non ne riescono a tirare dritta una dall'inizio alla fine. Questo ecco, è il tipo di storia che invece la incornicio, la metto, tant'è che l'ho presa, la comprai in digitale, ma quasi sicuramente, ecco, il disegno non mi ha talmente eccitato a tal punto che ancora oggi, pur avendo avuto l'occasione in alcune situazioni, come anche quando abbiamo fatto una tappa della guida Vai Perenne assieme a Iaio, ero lì di cosa me lo vorrei comprare, eccetera, però non avevo quella cosa di dire, ma sicuramente lo vorrò tenere in libreria, sicuramente lo vorrò far leggere a qualcuno, anche a mia moglie, eccetera, quando sarà in botte da voler leggere un fumetto, perché è davvero fantastico come opera fumettistica in sé, però la grafica, i disegni sono talmente distanti da quello che è il mio piacere estetico di mettermelo là come volume, come cosa da sfogliare, dire guarda che figata. No, questo se te lo faccio sfogliare non posso dirti guarda che figata. Disegni su misura? Cioè lui fa tutto, disegni, storia o sono autore completo, tutto suo. Ah, sì, ok. Sì. Okay. Ma effettivamente, come le storie, come anche detto prima Igor, nel caso di un altro fumetto, alla fine ti ci abitui, cioè lo sfogli e effettivamente il tratto, il disegno è funzionalissimo alla storia, ci sta in pieno, per carità, perché è dettagliato il giusto, è complesso il giusto. Non è semplicemente quel flash agli occhi che mi piace dire, mi piace anche solo sfogliarmelo, no, perché mi piace, me lo devo leggere e rileggere. È vero. Eh? Però dico, alla fine queste graphic novel così, se hanno appunto un buon soggetto, una sceneggiatura che merita tutto quanto, e forse un disegno di un certo livello andrebbe quasi a peggiorarla. Può essere in certi aspetti, posso darti ragione, cioè, allora, in certi disegni indegni secondo me no, però ecco, in questo caso può essere che l'ultra dettagliato, l'ultra, però io non lo so se posso dare ragione, sicuramente è quella cosa che comunque non mi fa quel piacere atavico di dire lo voglio proprio fisicamente, anche in una, ecco, questo è uno di quei pochi fumetti che no, secondo me delle pagine, l'avrei voluto in una edizione, anche avrei speso per avere quella da 50 euro al posto del brossurato, per fare un esempio. Secondo me c'è una via di mezzo, ecco, credo che tipo, ecco, ne so, Il suono del mondo a memoria di Bevi l'acqua, come disegno sia la buona via di mezzo per una graphic novel anche di un certo tipo, ecco, è un disegno comunque fatto bene, sì, ma dedica tempo anche ai particolari, alle luci, cioè particolari, ai colori, alle ombre, tutto quanto, e comunque sicuramente ti fa pensare il fatto che, come dicevi te, sicuramente c'è anche una funzionalità alla storia, il fatto che alla fine qui siamo in un contesto, in una pubblicazione francese, non è da dire che sai, non avesse il concepimento di dove andava a pubblicare, di dove è abituato anche ad avere altre opere in cui andava a pubblicare, quindi quello era il suo, quindi sicuramente se è stata fatta questa scelta anche l'autore non può dire che non sia fatta consapevolmente, anche se essendo molto giovane ci sta che ci sia molto più anche l'influire della scena, magari anche più mangosa per alcuni, come dire, più moderna da quel punto di vista lì, ecco. Vabbè. Va bene, fico da leggere, cioè, a questo punto ce l'ho pagato niente. Ultima nota, prima casteggiavo su Amazon per ricordarmi, riverificare che non ci fossero altre sue opere in italiano, ma ho avuto la conferma. Ce ne sono due o tre che vorrei prendere, tra l'altro ce n'era una, probabilmente una delle sue prime, credo, che si chiama Skins,
pelli, skin party, anzi, parti di la pelli. La festa delle pelli. Comunque praticamente c'è la copertina con questi qua che sono sostanzialmente dei giovani, tipo sembrano a una discoteca e cose di questo genere. Vai a vedere su Amazon quanto costa quel volume lì, chi lo mette, quanto per dire che non so, è già diventato cult st'autore. Questo lo vende Amazon a 462 euro. Boh, non lo so. C'è un errore, non eBay, non eBay, Amazon. No, ma sarà un errore. No, no, non è un errore, va, vado a cercare. Anzi, guarda, ho capito, ma magari è un errore. Magari lui che vende come marketplace su Amazon le sue opere. Un genio. Sei lui un genio. Perché no? Iaio, tocca a te. Il tuo flop. Dai, cerchiamo di stare sotto le due ore. Su eBay, scusami, stavo cercando adesso. No, non ce la facciamo. Secondo su eBay a 199,90. Ma come cazzo è possibile? È un francese. È diventato un autore cult e quelle poche copie che avevano pubblicato di questi qui stanno andando a ruba chi le cerca a posteriori, sai, funziona molto. Ma pensa a te. Vabbè, Iaio, stupiscici. Ma io che volevo stupire, ragazzi, io sono abbastanza... Dopo il bounce al secondo posto, al primo... Al primo c'è un fumetto che già sapevo che mi avrebbe folgorato, e così è stato, perché è stata veramente una bellissima lettura, la parte centrale meglio, diciamo che è una run, e sto parlando del Superman di Geoff Johns. Tanta roba, veramente. Nel tuo ultimo Iaio letture parli di Geoff Johns come se fosse Dio sceso in terra. Beh, lui è mio, credo che sia il mio scrittore, adesso non ne ho letto tutto di lui, però il mio scrittore, uno dei miei scrittori dei comics americani preferiti. Perché a parte che poi qui i disegni, non so, dopo viene pure Gary Frank, ma qua i disegni sono di Kubert, Andy Kubert, che ha fatto pure un texone, ha disegnato anche un texone. E niente, lui scrive in una maniera, volevo far vedere una tavola se la trovavo, comunque lui scrive in una maniera semplice, però nello stesso tempo comunque la storia è complessa, è articolata, ma lui te la fa capire e non spiegandoti con super pipponi, super cose, no, lui ti porta a capire tutto con tranquillità, facilissimo, tu te la leggi che scorre, che è una bellezza, però nello stesso tempo c'ha delle belle idee, interessanti, complesse. Adesso non conosco Vita, Morte e Miracoli di Superman, ma ho capito tutto, i personaggi vengono presentati bene e quindi è leggibile. Avviene qualcosa in particolare? Cioè una run di Superman scritta da Geoff Johns in cui c'è qualcosa di particolare, o l'hai preso perché sapevi che era figa? Ma sapevo che era scritta da lui e quindi avevo già letto robe sue e sapevo che mi sarebbe potuta piacere. In questa succedono due o tre cose. Questo è l'ultimo figlio di Krypton, e qui praticamente c'è altri kryptoniani che sono tipo in una zona d'ombra, vengono sulla Terra e dopo Superman li deve cacciare. Poi c'è la parte di mezzo che è la legione dei supereroi, dove praticamente lui va avanti nel tempo dalla legione dei supereroi, adesso non sto qua a spiegare, che è un team di supereroi
che viene da altri pianeti, che è tipo 1000 anni avanti a Superman odierno, e che ogni tanto vanno indietro nel tempo, lo prendono, lo portano da loro e succedono delle robe. E in questo caso succede una roba, e quella è un'avventura più spaziale, diciamo così, a livello spaziale, che è figa. E poi c'è quella di Brainiac, che è un villain abbastanza famoso, e poi dopo continua con nuovo Krypton, e quindi praticamente questo Brainiac che ha praticamente i mondi, delle città, dei pezzi di pianeta, li rimpiccolisce, li mette sotto delle teche, e ce l'ha tutti dentro un'astronave. E praticamente Superman riesce a trovare una città, appunto, di Krypton, che sto Brainiac aveva preso, e la porta sulla Terra e la fa ridiventare grande, perché la gente ancora è dentro. E quindi praticamente ci sono sti, non mi ricordo quanti, 300, 400 kryptoniani che arrivano sulla Terra praticamente, e c'hanno sta città, e sono tutti come Superman, tutti potenti come Superman. E lì inizia tutto un discorso di c'è chi li vuole, c'è chi non lo vuole, perché comunque, sai, anche tipo il presidente degli Stati Uniti dice, ok, ma 400 Superman, che faranno, che non faranno, questi qui fanno così, ci proferizzano. Allora poi c'è tutto un comitato che non li vuole, e poi loro all'inizio sono spaesati, poi dopo si fanno girare le palle, poi loro dicono, no, ma noi siamo tutti come Superman, adesso le famo vedere, e quindi diventa, cioè, e poi due di questi sono il papà e la mamma di Supergirl, che sarebbe la cugina di Superman. Senti, ma se devi dirmi una parola, cioè, è figo per te perché ti ha divertito, perché ti ha rapito, perché ti ha... È figo perché è una storia scritta semplice, però non è banale. Comunque c'ha una sua complessità, però è scritta semplice. E per quanto mi riguarda non è così scontato trovarlo nei supereroi. No, anzi. Cioè. Perché a volte sono un po' tutte arzigogolate, alcuni scrittori fanno un sacco di voli pindarici, multiversi, non multiversi, avanti, indietro, Hickman, così. E quindi a volte fai un sacco di fatica a seguirla, invece qui è tutto comprensibilissimo. E quindi mi è piaciuto veramente tanto, e poi anche qua mi volevo sempre, insomma, vedere come andava a finire. Poi adesso gli altri volumi ci sono pure i disegni dei Gary Frank, che sono tanta roba anche quelli. E poi comunque sottofondo c'è sempre tutta questa cosa del razzismo, anche su quell'altra storia della legione dei supereroi, che sono tutti alieni di altri pianeti, che appunto formano questa lega dei supereroi, ma poi gli esseri umani non li vogliono, anche gli esseri umani che non... Messaggi inclusivi, insomma. Sì, tutto su sto filone qui dell'inclusività, del razzismo e tutto quanto, e... che meritano. E poi c'è un disegnatore, adesso perché lo dovrei prendere, c'è un altro disegnatore che disegna su quegli altri albi, che c'ha uno stile allucinante, una cosa bestiale. C'è la testa d'aula, sì. Figo. Questo è un camion incastrato su un grattacielo. Sì. Cioè, non ti sto neanche a dire. No, è bella. Bella. Bene. Beh, vedete, siamo contentissimi di averla trovata tipo a tutta 30 euro invece che a 120.
Quanti volumi sono? Di questo sono 3 volumi. Questa edizione della Lion, che era Scilla, che questa è una specie di tipo Batman la leggenda, però dei Superman. Adesso usciti tipo 30. E questo costa, mi sembra, tipo 8,99 euro uno. Quindi tipo 9,927. E invece i cartonati costano tipo 30 euro. Cartonati Panini, ma dentro c'è la stessa roba, c'è qualche cosa in più, ma è tutta roba extra, risparmiabile, roba per dire il quarto, che poi, e poi c'è un altro quarto che io già c'ho, che è Origini Segrete, quello pure è grandissimo, che quello è uscito con Leggende DC. Aspetta, Origini Segrete non è Crisi Identità o Identità Segreta? No, c'è nato Origini Segrete. Origini Segrete, ok. Vabbè. Che va bene, va bene, va bene. Sì, sì. Sono scattate le 2 ore e abbiamo fatto 3 top e un flop a testa. Sì, lo so, infatti secondo me possiamo, mezzanotte meno 10, mottacci. Nostri. Ma poi la gente mica ci guarderà a mezzanotte, ci guarderà male domattina alle 6. No, non lo carico più la mattina alle 6. No. Va bene. E allora ringraziamo e salutiamo tutti. Che dice, Iaio? Palla a te. È casa tua questa. Certo. Io vi ringrazio a voi che avete dato il tempo e la voglia di esserci. E chi ci seguirà, chi vorrà commentare le letture indegne che hanno fatto Igor e Viper. Ma che indegno, ignorante, indegno tu, guarda che roba. Siete liberissimi di farlo, sempre nel rispetto, nella democrazia. Però, Igor non ha fatto male brutte letture, dai. Poche ma buone. Va bene, grazie a voi, è stato un piacere ritornare su questi schermi. Ci vediamo presto sui nostri canali, in collettivo e individuale. Continuate a leggere, perché non è un'arte. Sì, aspettiamo un altro po', ragazzi, a fare brutta giornata, è Pluto e tutto. Io mi sono già dimenticato. Se lo sapevo, devo prendere appunti. Farlo in itinere mentre leggi, come fa vai, perché c'ha gli Excel. Sì, già non te leggo. Va bene. Bene, saluti. Tutti. Saluti. Saluti indegnissimi. Ciao. Iscrivetevi ai nostri canali, indegnoni.